Oggi mi trovo a Modena, regno di tortellini e cappelletti, e per scoprire tutti i segreti del tortellino c'è con me il signor Carlo. Allora, iniziamo dagli ingredienti della pasta, della sfoglia. La sfoglia, come la facciamo noi, in modo tradizionale, abbiamo la farina di grano tenero e semola di grano duro. Il tutto amalgamato, impastato, con 7 uova per ogni chilogrammo di farina. Quindi questo è l'involucro del tortellino, questa sfoglia molto sottile. Ma gli ingredienti del ripieno? Per fare un buon ripieno noi abbiamo bisogno di carne magra di maiale, possibilmente lombo, che viene arrosolato con un pochino di burro e un pochino di verdure. E poi a questa carne cotta noi facciamo l'aggiunta di mortadella, prosciutto, formaggio, un pochino di noce moscata e un pochino di sale, quanto basta. Ma come date questa forma classica del tortellino? Abbiamo cercato di essere il più vicino possibile a quella che era la forma tradizionale del tortellino quando veniva fatto a mano fino a tanti anni fa. Oggigiorno abbiamo una tecnologia che ci permette di essere molto vicino al tortellino fatto a mano. Senta, il vostro è un prodotto fresco, quindi quanto tempo impiega ad arrivare nei negozi una volta pronto? Al massimo 3 giorni in tutta Europa. E una volta acquistato quanto dura? Dura 40 giorni perché è un prodotto in atmosfera protettiva. Mantenuto in frigorifero? Sempre in frigorifero, ma ovviamente. Ma voi aggiungete dei conservanti? No, arrestiamo il ciclo di fermentazione del prodotto semplicemente con la pastorizzazione del prodotto stesso.